Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi è domenica, quindi mi ero detta sicuramente sarà una giornata molto tranquilla. È stata una settimana piena di cose da fare, insomma, avvenimenti, cose. Vabbè, però in realtà mi sono seduta adesso, proprio 2 minuti fa tutto ciò, e ho realizzato che effettivamente ho un sacco di cose da fare oggi. Vi faccio vedere cosa ho fatto alle mie spalle. Qualche tempo fa vi avevo accennato che volevo utilizzare questa postazione per registrare i video e il computer poi spostarlo, perché ovviamente, cioè, come potete notare, è tutto un po' ammucchiato, diciamo ammucchiato. Quindi l'altro giorno mi sono messa a spostare la scrivania, ho messo il faro per scattare le foto dietro. Il problema è che, punto primo, dovrei togliere lo specchio con le luci là dietro, comprare due softbox e metterle lateralmente, spostare la vetrinetta che vedete qui, mettere una sorta di tavolino per poi mettere il computer. Quindi oggi volevo tentare di fare questa cosa. Mia sorella se n'è andata ieri, è tornata giù a Caserta col suo fidanzato, quindi la sua camera è di nuovo, diciamo, occupabile, utilizzabile. Questo termine, e quindi magari riesco a spostare la vetrinetta in camera sua momentaneamente, sempre, e provare a, non lo so, a fare questa cosa. Lavare i pennelli, perché questi giorni sto realizzando i look di Halloween che vedrete su Instagram. Se ancora non mi seguite, male, andate subito. E quindi sì, insomma, devo fare un bel po' di roba. Devo anche finire di fare dei lavori al PC, insomma, cioè non è una domenica, non è una domenica. Tra l'altro ieri sera sono tornata tardi perché io e Giulia siamo andate a vedere una serata drag, quindi mi sono messa a letto per le 3, dopo che poi siamo state tutta una giornata fuori con il resto delle nostre amiche. Non ho dormito niente perché questi giorni sono leggermente... Ah, sapete quando sentite questo peso sul petto? Ho un'ansia di qualsiasi cosa. Magari più avanti potrò spiegarvelo con un sorriso o con una lacrima, non lo so. Però staremo a vedere. Voi non capirete niente, ma io lo so, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Quindi step 1, penso che laverò i pennelli. Poi prendere le vitamine per capelli, che le ho quasi finite. Tra l'altro oggi è 3 di ottobre, quindi è l'anniversario del film di Mean Girls, perché sapete, no, la famosa frase "che giorno è oggi? È 3 di ottobre". Quindi stiamo facendo uscire anche una promo, la collezione Mean Mood Collection che ho fatto insieme a Giulia, vi ricordate? La collezione che contiene questa palettina qua, che mamma mia, quanto è bella questa palette, io non lo so, veramente è meravigliosa. E sapete a quanto la stiamo vendendo con questa promo? 11 euro, cioè letteralmente follia. In più tutti i pennelli della collezione, che sono questi qua, anche perché già solo ad esempio questo della Cat Crease, che è il pennello K, questo già da solo vale 7 euro. Quindi se volete approfittarne, spero di riuscire a caricare questo video entro domani, così potete usufruire della promo. Ovviamente trovate il link sotto per poter acquistare tutto. Quindi tra poco devo anche pubblicare l'annuncio su Instagram. Quindi, accompagnato dalla mia musica, vado intanto a lavare questi. Allora, una parte dei pennelli è lavata. Questi sono i miei, che ovviamente non devono essere mai mischiati con quelli di lavoro. Ora stavo spostando la vetrinetta. Ovviamente prima mi sono dovuta mettere qua con i cacciaviti a togliere le vitine, perché mi ero scordata che effettivamente mio padre le avesse fissate al muro. Ovviamente c'è anche da pulire qua dietro. Per le leggi della fisica, in teoria io dovrei spingere da questo lato. Si sposta, ce la faccio. Con un leggero push, aiutandomi con il piede, dovrei riuscire a non fare danni. E quindi qua metterò il banchettino con il computer. In realtà vorrei andare a fare tutto entro oggi. Quindi spero che IKEA, oddio, IKEA è aperta sicuro, però non so se ha un banchetto di queste dimensioni. Ora prendo bene le misure e magari vediamo sul sito, diamo un occhio. Dopo volevo anche passare al cimitero da mio nonno, perché è un po' che non passo. Non so perché ve l'ho detto, però ho pensato, domenica di solito la gente va in chiesa di domenica, invece io vado al cimitero, non lo so. Raga, questi giorni sto fusa, cioè perdonatemi, vi giuro, non so neanche... Le cose che dico probabilmente sembrerò pazza e basta. Voi direte qual è la novità? Beh, effettivamente. Comunque, prima mi sposto questo. Vediamo. Ok, spazio liberato, pulito. Ora metro da sarta, perché quello rigido sta giù, ma non c'ho voglia di scendere. Sarà veramente curioso e affascinante fare questa cosa. Però dovrebbero essere all'incirca
30 centimetri? No, no, di più. Ah, anche di più, 87. Però farei un 85, mi lascerei comunque un piccolo margine, diciamo. Lo so, questa ripresa probabilmente non mi tiene giustizia, però vabbè, facciamolo. Tra l'altro ho messo in pausa una delle mie canzoni preferite, che è Tempo. Quindi questa è una cosa veramente importante da fare. Provare a riorganizzare questa benedetta camera per la 85esima volta. Cosa stai cercando? Una scrivania. 100 centimetri, 120, 200. No, non fa per me. Allora, diciamo che ci sarebbe questa, che però è 90 centimetri. Noi abbiamo detto ci teniamo sugli 85. Quindi questa c'entra, però poi diventa un po' troppo ingombrante. Se no c'è questa, che è addirittura 73x50. Quindi sarebbe perfetta, come costo ci sta. Ah, dobbiamo vedere se di profondità ci va. Questo addirittura è dentro l'armadio, se ne vediamo di profondità, se abbiamo sti 50 centimetri. Allora, in teoria è un po' too much. È più di dove sto io adesso. In realtà volevo una cosa un po' più piccola, ma mi sa che non si può fare. No, bello, tutto veramente... Avete presente quando dite? Meraviglia. Bellissimo. Quindi, sapete, mi sa che la scrivania più piccola è quella. Sono le 11:30. Mi sa che mi vesto, cioè mi vesto e vado da Ikea, sperando di riuscire a sollevare il pacco. Peso 15,80 kg. Ma niente, raga, sapete quanto alzo in palestra? Quasi 70 kg di stacco, quindi... Ok, plot twist. Ho chiesto a Giulia se voleva aiutarmi, perché lei adora montare questi mobili di Ikea, io invece è una cosa che odio, quindi due piccioni con una fava e via. Così dopo, se riusciamo, andiamo anche a lavare le nostre macchine, perché ve l'ho detto nei vlog, non mi ricordo. Comunque Giulia ha preso la patente, ha preso la macchina, quindi ora è una ragazza totalmente indipendente e... avremo anche questa attività da fare insieme. Quindi adesso le ho detto che mi vesto e Ikea stava praticamente vicino a casa sua. Poi lei viene con la sua macchina, veniamo qui, montiamo il mobiletto. Insomma, la giornata è diventata ancora più intensa di quello che immaginavo. Ovviamente non avete dubbi sul mio outfit tutto nero, giusto? Tutta completamente nera. Ho anche rimesso le Dr. Martens, che non le mettevo da una vita. Detto ciò, pronta per andare. Ci ha raggiunto anche la Giulia. Ciao amici, 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 wow, wow, wow. Stiamo andando a fare tutti i nostri giretti qua all'Ikea. Devo in realtà vedere giusto la panchetta per capire quale mettere. Però la scrivania credo alla fine prenderò quella che vi ho fatto vedere prima sul computer, anche perché è l'unica che ci sta. Poi dopo se va a papà. Ho fatto pure rima. Bene, l'unica che ci sta. Dai, guardate, quasi una. Quindi ora facciamo il nostro giro. Oh, oggi niente, noi niente, non stiamo mai fermi. Momento pagamento. Quanto viene questo? 37. Ho preso anche questi perché tanto allora, finisce sì, sempre. Allora, solo questo? Sì, e questo. Grazie. Ok, di nulla. Alla terza family? Sì, in teoria. Il numero la vuole spezzare. Sì, ora libero le mie mani e la prendo. Okay. Ed ecco il nostro pranzetto, vista raccordo anulare. Cioè, quando mai possiamo andare alle Maldive quando c'è tutto ciò, ragazzi? Io ho preso il salmone affumicato, verdurine, Giulia un'insalatona e siamo veramente brave. Io e la Giulia ci siamo divise un attimo, così lei ha preso la sua macchina, io sono tornata nella mia. Qui ci sono le cosine che abbiamo preso e che quindi adesso dovremo montare, che lei dovrà montare perché le piace tanto, quindi sì, almeno ci aiuta. Lo sgabellino non l'ho più preso, non so se avevo detto che devo prendere anche uno sgabellino, perché Giulia ce l'ha a casa, ha detto che non lo usa, quindi lo prendo. La Giulia si è già messa all'opera a montare il tutto. In realtà non sono tanti pezzi. Ma sta quindi... piove? No, è il rumore delle piante. Cheat. Le gocce grosse quanta testa mia. Non è vero, certo. Dai, no, dovevamo portare la macchina a pulire. Vedi, comunque il destino è sempre beffardo. 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 Cioè, ti prego. Comunque, ci vediamo a mobile montato. Facciamo una transition 3, 2, 1. E tada! Eccola montata. Allora, in realtà, qui appunto ho messo il computer, qui in questo cassetto ci metterò un po' di cose tecnologiche, compreso anche
il computer portatile poi quando non lo userò. Però sono veramente molto soddisfatta della mia piccola scrivania. Qui l'unica cosa è lo specchio, che però io non posso spostare da qui perché mi serve. Non so dove altro metterlo e quindi sarà la cosa brutta mentre starò qui al PC seduta, come dire, dovere per forza guardare la mia faccia, il mio profilo. Però appunto dicevo, devo andare a comprare una ciabatta da mettere qui, perché vedete questa scrivania ha questo sorta di ripianino qui dove metti la ciabatta per nascondere i fili, no? Poi lo sgabellino lo metterò qua sotto. E qui invece è successo questo, quindi è diventata tutta una sorta di scrivania completa. Lì dietro penso proprio che lo specchio lo toglierò. Questa pochette, vabbè, devo mettere a posto le cose. Anche qui adesso poi riorganizzerò un pochino tutto, in modo di avere le cose davanti quando filmo. Il problema è che qui sotto c'è un casino, cioè c'è la ring light piccola per le storie di Instagram, la reflex, tutti i vari fili che devo sistemare. Però in linea generale sono molto contenta. Poi appunto qui andranno due ring light, che adesso poi mi organizzerò, prenderò eccetera eccetera, e sono molto 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 soddisfatta perché almeno così riesco a fare effettivamente qualcosa, non ho il computer in mezzo, non ho problemi che si possa sporcare, se mi serve di collegare qualcosa al volo o di vedere qualcosa sullo schermo, comunque al PC portatile. Poi ovviamente il prossimo step sarà fare quello che vi avevo detto che avrei voluto fare in questa zona, quindi prendere la Pax e fare la makeup collection qui. Però diciamo che per ora mi ritengo abbastanza soddisfatta, quello che volevo fare l'ho realizzato, era realizzabile effettivamente, e quindi sì, sono molto contenta. Sono le 4:30, Giulia appunto è appena andata via, che mi ha aiutato a montare questa cosa, e poi è dovuta ovviamente scappare perché dovevamo lavare la macchina, ma prima ha fatto due gocce, quindi abbiamo detto vabbè, evitiamo, lo facciamo un'altra volta. Però volevo passare al cimitero come avevo detto stamattina, quindi ora ci passo. E con l'occasione, visto che esco, passo a portare anche un pacchetto di Vinted che mi hanno acquistato. Ora ogni volta dovrò fare così, andare nella mia vetrinetta sgangherata qui, che penso... tipo girerò, così è più facile l'accesso, anzi lo faccio subito, va? Ok, ho spostato la vetrinetta, forse è un po' asfissiante messa così, ma capirò come fare. Comunque mi hanno ordinato un pop di Game of Thrones, quindi l'ho già preso, ho già fatto la scatolina, vi faccio vedere. È questo pop qui di Viserion. Tra l'altro ultimamente il numero 22 mi sta letteralmente perseguitando. Come sapete io ce l'ho anche tatuato perché la data è il mio compleanno. Quindi non lo so, lo vedo come un segno di buon auspicio, spero. E quindi questo partirà tra qualche minuto, spero, insomma, tanto mi devo soltanto rimettere la maglietta. Vi do un aggiornamento, la dieta chetogenica è andata molto bene in realtà, alla fine non mi è pesata più di tanto. Ho perso 5 kg e qualcosa nelle 4 settimane in cui l'ho fatta, quindi sono soddisfatta. Adesso stiamo facendo 6 settimane di reintegro. Questa che è passata è stata la prima settimana, quindi mi mancano 5 settimane di reintegro. Piano piano si rialzano i carboidrati, gli zuccheri no, perché non è che nella dieta ci sono zuccheri, c'è giusto la frutta, quelle cose così. Sono molto 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 triste perché sono appena stata al cimitero, ma è chiuso, sono venuta troppo tardi, mi ero scordata che fosse domenica oggi e che quindi chiudesse alle 5, sono le 5:15, però non puoi più entrare dopo le 5, quindi sì, fanno soltanto uscire le persone. Mio veramente molto molto triste, ci tenevo tanto. Poi dite, vabbè, ci puoi tornare domani, ovvio, però ci torneremo domani. Allora, praticamente sono venuta al lavaggio qua per vedere come funziona, perché volevo usare la schiuma attiva. Quindi devo prima andare a cambiare i gettoni e poi pulire il tutto, quindi chiavi, aprire, prendere soldi. Proviamo a fare sta cosa, raga. 25 gettoni, 20 euro, un gettone 1 euro, 6, 5 euro, provo 5 euro, non lo so. Allora, sto girando come una trottola, comunque la macchina l'ho pulita, più o meno, anche se non si è pulita molto bene perché questa è tipo resina, quindi non lo so, la prima volta che lo facevo e credo di aver sbagliato qualcosa, però per il resto diciamo che più o meno è pulita, più o meno.
Non ho fatto gli interni perché già li avevo fatti l'altro giorno con mio padre. Quindi più che altro è solo il fuori. Bella splendida, splendente. Sì, ripeto, solo sopra. Devo migliorare, devo capire. Alla fine ho usato 3 gettoni, che quindi sono 3 euro. Ora, mi sono momentaneamente ricordata che mi manca lo yogurt. Quindi sono venuta al supermercato. Mi sono pure messa la mascherina al contrario. Allora, niente, io oggi che corro da una parte all'altra mi sembra di non riuscire a stare ferma. Oddio, non lo so, ultimamente sto schizzata già di mio. Stamattina era partito con no, ma sarà una giornata relaxed. Sì. Comunque, praticamente per merenda avevo la frutta, però non c'era la frutta tagliata qua al supermercato. E comunque è una certa ora, cioè sono le 6, quindi ho comprato questa, che è la mousse di frutta. Non ci sono zuccheri, non ci sta niente, quindi è soltanto frutta. Visto che ne devo mangiare 200 grammi di frutta, penso siano 200 grammi di mousse, quindi mi devo mangiare queste 2 cose. E praticamente non ho i cucchiaini, quindi disagio totale. Dovrò tipo spremermele così. Perché vivere una vita normale quando si può fare tutto ciò? Ovviamente già mi sono lavata le mani al bagno del centro commerciale. Però buona sembra. Buona. Però dolce. Più che altro c'ha senso il ragionamento che ho fatto della frutta. Boh, non mi tolgo la mascherina perché adesso devo andare a provare a spedire il pacchetto, perché poi mi sono ricordata che effettivamente, come nel cimitero, che è domenica, quindi probabilmente il punto PS dove lascio di solito i pacchi magari è chiuso. Poi devo passare al negozio cinese, sempre se è aperto, a prendere la ciabatta da mettere sotto la scrivania che ho preso appunto stamattina. A casa vi faccio anche uno svuota la spesa, più o meno. Ho preso giusto 2 cavolatine che mi servivano. Però sempre 30 euro spendo. Allora, non so voi, io vado a fare la spesa. Sono, ormai parecchi anni che in realtà la spesa la faccio di mio, anche se vivo con i miei. La spesa non lo so perché mi viene e la faccio da sola, quindi ok. Ogni volta, per la spesa settimanale mia, o spendo 30 o spendo 80. Cioè non c'è mai una via di mezzo tipo 5, 10 o 30 o 80. Cioè io sono entrata che ho detto mi serve lo yogurt, sono uscita 30 euro speso. Cioè, fatemi capire che cosa ho preso. No, però mi serviva il parmigiano, poi me l'ho visto, stava in offerta. Che fai, non lo prendi il parmigiano a 6 euro? Che fai, non prendi l'affettato a 6 euro? No, io ce la faccio a mangiarne 2, raga. Cioè, messa stomaca. Ok. Allora, questa è la prolunga che mi sono fermata a prendere. 2 yogurt, petto di pollo, i surimi, la famosa forma di parmigiano, gallette, queste che sono? Farro e mais. Primo sale senza lattosio. Coca zero. Mozzarella senza lattosio. Mia nonna. Ce l'ha con me? No, sto a fare un video. Ah, no, ho levato un morbide delle bambole, quella che c'aveva. Che no, no, sì, ci ha messo un'altra cosa. La scrivania col computer. Vado su a vederla? No. Ah, ma sei scema! Oh, ma sempre carina! Stavo per dire, dico. Ciao cara, come stai? Ma niente, non lo posso dire adesso. Perché... che ce l'hai? Ok, allora mi sono appena messa a speracchiarmi un po' le sopracciglia, più che altro. Voi ogni quanto le fate le sopracciglia? Perché io sto sempre a togliere peletti qua, cose, ma ricrescono in continuazione. Cioè, ho una crescita esorbitante. Detto ciò, devo finire di mettere a posto il make-up che ho qua sopra. Diciamo che più o meno stavo organizzando con Amaruf, è vero? Che fai lì? E quindi, visto che si è fatta anche una certa ora, sono le 8, direi che andiamo a preparare la cena. Così dopo mi posso cambiare e mettere in pigiamino. Finito di cenare, anche se questi giorni ho lo stomaco un po' chiuso. Strano, se lo dico io. Vi giuro che è strano. Comunque volevo farvi vedere che ho liberato una sezione qua dello scaffale e ci ho messo tutti dei prodotti, chiamiamoli refill, quindi tutti doppioni di prodotti che io già ho aperti o magari cose nuove che mi hanno inviato e che comunque devo utilizzare. Tipo, vedete, questi sono gli shampoo di Airbust, le maschere, tutte le cose di Hello Body, le cose di Freshly, insomma un po' di cose, perché le tenevo nei cassetti, ma a parte che stavano messe in posizioni sbagliate, cioè così invece di stare in piedi, le boccette, le cose. E poi, come vedete, mi si stava aprendo tutto un prodotto, quindi l'ho pulito e adesso lo faccio asciugare. Ho sistemato
anche se potrebbe effettivamente non sembrare, ma ho messo qui sopra insomma un po' di cose varie, le lenti eccetera, qua sotto le ciglia finte, qui vabbè matite, cose, là. Qui c'è la mia reflex, qui ho sistemato un pochino i cassettini del make up, diciamo quello che tengo qui, anche che tipo quando mi trucco molto alla veloce, glitter, le cose delle sopracciglia, poi ovviamente quando farò un update completa vedrete tutto bene. Qui ho messo tutte le basi di P. Louise, almeno riesco a usarle, perché prima erano incastrate dentro quel cosetto, ma non riuscivo mai a prenderle, oppure prendevano polvere, cose, cioè brutto, quindi così stanno lì. Qui ci sono un altro po' di trucchi che diciamo a giro cambierò e che magari riuscirò a utilizzare un po' di più. E quindi insomma ragazzi, direi che anche per oggi abbiamo dato, anche perché sono le 10:15, io devo ancora farmi la doccia, devo ancora finire di fare delle cose al PC qua, la mia postazione serale. Tra l'altro in un giorno e mezzo, diciamo, mi sono divorata la nuova serie che sta spopolando su Netflix. Penso sia diventata assolutamente la serie più vista di sempre su Netflix, che è Squid Game, che a proposito è una serie coreana. Vedetela, se ve la siete persa, vedetela perché ne vale la pena. E appunto io l'ho finita in un giorno e mezzo, ci sarà sicuramente un continuo, perché quando mai? Anche ovviamente da come è finita, presumo che ci sia, perché io devo, voglio sapere. Se mi chiedete il mio personaggio preferito, allora in realtà non ho capito la presenza della ragazza, che poi lei nella vita è una modella, attrice bellissima, non mi ricordo come si chiama né nella serie né nella vita, però avrete probabilmente capito. Faccio un piccolo spoiler se ancora non avete visto la serie, quindi skippate tipo di, non lo so, qualche secondo. Quella che rimane nei tre finalisti insieme ai due amici protagonisti maschi, ecco lei, che muore in modo quasi inutile, oserei dire, e non l'ho ben capita. Però mi piaceva tantissimo la signora, chiamiamola signora, la ragazza, non lo so, quella riccia, mezza pazza. Lei mi è piaciuta molto. Mi piaceva molto anche Ali, che è l'unico di cui mi ricordo il nome ovviamente. Il protagonista in sé è molto bravo, però non mi ha dato delle particolari vibes, se vi devo dire, quindi sì, lo lascerò un po' così in sospeso. Vabbè, vi interessava che vi dicevo queste cose, ve le siate cuccate. Niente, quindi per questo vlog io stacco, così domani lo edito e ve lo carico il prima possibile, ripeto, così potete appunto, se volete, usufruire anche della promo di Cosmify, di tutto il 50, la collezione mia di Julie, la trovate come sempre, vi ripeto, sotto nell'info box. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!